il benvenuto si era naturalmente capito. Invertiamo leggermente l'ordine dei nostri lavori, ma come ovvio per legge aritmetica il prodotto non cambierà. E diamo la parola per prima alla carissima assessora, a me non piace dire assessora, a lei sì, io dico assessore, però mettiamoci d'accordo, poi ce lo dirà lei. Comunque Silvia Godelli è che io la rappresenti, a me prego soltanto raccontarvi che insomma lei è molto vicina alle nostre cose, nelle sue responsabilità istituzionali e noi ne siamo molto, molto grati. Silvia ha urgenza ovviamente di tornare a Bari perché incombono ragioni di istituzionali, il bilancio è alle porte, noi siamo tutti interessati. Il bilancio del regionale sia fatto al meglio e quindi io le cedo la parola, dopodiché riprenderemo l'ordine che avevamo immaginato. Grazie. Grazie mille Gianvito, in realtà siamo in sessione di una relazione di bilancio e siccome più che incombere il bilancio che è appunto il sussistente che non incombe affatto, incombono le interruzioni estive, le ferie del personale, dobbiamo chiudere questa tragedia di lacrime e sangue in queste ore. E lo dico peraltro con un animo abbastanza turbato, perché per la prima volta quest'anno, dopo 8 anni, sono al 9º anno di assessorato, non ho potuto fare il piano cultura. E abbiamo potuto circoscrivere le iniziative soltanto a quelle delle fondazioni e dei soggetti partecipati o dei progetti diretti, 2 o 3, che la Regione fa, tutto il resto, decine e decine e decine di progetti di altissimo livello e qualità, consolidati ormai da anni sul nostro territorio, quest'anno vedranno uno stop. Mi permetto di dirlo all'esordio, non solo per spiegare le ragioni per cui dovrò tornare in corsa a Bari a limare gli ultimi conti e le ultime tragedie, ma anche per dare l'idea di una regione pesantemente, drammaticamente penalizzata dal patto di stabilità, non soltanto con gli effetti pazzeschi sulla vita delle famiglie che registriamo, perché è una regione a cui è vietato pagare, ma che ha 3 miliardi in banca che non può erogare, 3 miliardi in banca che è vietato erogare, e il divieto assoluto di pagamento è chiaramente una regione che impoverisce il territorio circostante. Questo è l'effetto di una visione assolutamente inaccettabile del patto di stabilità che finora è stata assecondata dal governo del nostro Paese. E la fondazione di Nagno, per fortuna, appunto per la sua natura statutaria, per la compartecipazione della regione stessa, mantiene la propria attività e compare nel microelenco 7-8 soggetti di finanziamenti anche per l'anno in corso, altrimenti ovviamente non sarei qui. Sono qui intanto per confermare questa informazione, ormai l'atto è formale, ufficiale, quindi è definitivamente valido, ma a questo punto anche per sottolineare il valore particolare che vanno ad assumere quest'anno i progetti finanziati, proprio perché essi assolveranno una funzione, come dirvi, di sopravvivenza di questo sistema culturale pugliese a cui abbiamo per anni dedicato molte cure e anche un po' di soldi. Il festival, perché di un festival si tratta, Lettori in Favola è un festival culturale, raggiunge quest'anno la 9ª edizione, quindi sta per tagliare il nastro del 10º anno. Io a questo punto non capisco, non so se qui c'è Ferro o Legno, ne sono a quanto quello che c'è. Qui c'è Ferro. Mi faccio consolare alle terre del Finolio che ci circondano, ma sia pure con l'occhio preoccupato quando guardo in avanti, dico perlomeno siamo arrivati a un punto in cui le attività della formazione e il festival stesso hanno un tale livello
usciti dal rischio di precarizzazione. Il tema di quest'anno è un tema, come ogni anno per la verità, particolarmente intrigante e di palpitante attualità. Il tema delle differenze, differenze declinate in qualsiasi ambito, da quello di genere a quello di appartenenza nazionale, culturale e così via, è un tema di grandissimo momento. Le differenze fanno la ricchezza di una società. Una società che intende le differenze come pericolo è una società che si sta chiudendo in se stessa, è una società che non è capace di allevare dentro di sé il cambiamento e un'idea di futuro. Basti pensare, oltre che al carattere volgarmente, schifosamente direi oltraggioso, contenuto nelle dichiarazioni di una personalità del nostro paese, del vicepresidente del Senato, ma basti pensare che una forza politica o una personalità che non sa, che non sa che gli stranieri in Italia rappresentano non soltanto ormai una realtà quantitativamente fortissima, che non sa che ormai stiamo discutendo dello ius soli, del diritto di nascita sul suolo italiano per allinearci alle democrazie volute, ma che soprattutto non sa che dalla presenza di queste diverse culture, diverse provenienze, diverse appartenenze, sta nascendo nel nostro paese l'unica prospettiva di futuro. Il nostro è un paese vecchio e, se posso dirlo senza voler offendere alcuno, irrancito. Un paese che è incapace anche di dire che fine faranno terre come queste, che è incapace di dire che fine farà Pompei o il Colosseo. Un paese in cui la letteratura sta conoscendo un impiegamento su di sé drammatico, in cui il confronto internazionale ha perso qualsiasi contente, in cui l'università e la scuola sfiorano ormai la dequalificazione più totale, è un paese che nega il futuro. Per fortuna, in un quadro così desolante, ci sono gli stranieri, con la vitalità che viene da chi fa il cammino della immigrazione nel suo paese, della immigrazione in un nuovo contesto, e con ciò stesso si candida a essere gente vitale del territorio che si va a inserire, perché ha la forza di seguire un percorso di un genere. Nella storia dei popoli, a fronte dei declini, che sono sempre un arco storico inevitabile in qualsiasi città, il nuovo futuro è sempre stato dato dagli arrivi, da chi è venuto da qualche altrove, portando con ciò stesso nuova forza, nuova vitalità. Pensate, lo faccio non a caso come citazione, al ruolo della civiltà araba nel Mar Mediterraneo. Cosa ha portato in Spagna, in Italia, nella parte meridionale della penisola, delle isole e così via. Veramente un autentico rinascimento, ma venivano da un altrove, venivano assolutamente da un altrove. Erano illuminati e ci hanno fatto fiorire. Pensate al ruolo di Federico II, un caso occupante di questa nostra terra. E dunque dobbiamo imparare a capire che le diversità ci hanno portato arricchimento e sviluppo e nuove culture, e esse continuano a essere il fermento di lievito della società. Ho parlato a lungo degli stranieri perché naturalmente il caso attuale del nostro ministro ci turba profondamente, quindi non comincio a parlare di questo. Ma possiamo pensare a tante differenze, alle differenze di genere, maschio-femmina, alle differenze di orientamento sessuale, alle differenze culturali, alle differenze religiose, alle appartenenze, ai sentimenti di appartenenza diversi che in un paese composito
di 60 km di abitanti ci impongono a confrontarci interrottamente. Se i nostri cervelli non facessero questo, penso che sarebbero paralizzati. Quindi grazie a Ettore e Fabio, grazie a questo festival culturale, di aver scelto questa linea di lavoro, di ricerca, di confronto, di coinvolgimento e di farlo in una deliziosa città culturale, città grande, qual è la città di Conversa. Grazie, scusate se tra pochi minuti arrivo via. Grazie all'assessora. Io confermo il suo impegno, le do atto pubblicamente del suo impegno nell'avere perseguito quest'anno nelle difficoltà di cui lei ci ha raccontato e che a nessuno di noi erano ignote naturalmente, che ci hanno fatto stare in molta ansia fino direi a un mese fa, non più. Insomma, direi del suo impegno, perché queste poche iniziative, come lei ha detto, possono continuare a vivere in questa nostra realtà. L'Ettore in favola è alla nona edizione e la sua consustanzialità con la vita della Fondazione è data da un'altra cifra. Noi un mese fa, ci siamo raccolti per un appuntamento nel quale abbiamo raccontato il nostro primo decennio, più che di vita, perché la Fondazione è una storia molto antica, molto più lunga, ma insomma di sua rifondazione. L'Ettore nasce un anno dopo, qui ci sono i testimoni di questa che hanno tenuto a battesimo. Abbiamo parlato direi nell'immediatezza della ripresa delle nostre attività, del resto i presidi lì erano nati appena un anno prima. Insomma, questo appuntamento è parte essenziale delle attività della Fondazione. L'Ettore nasce con una sua prerogativa fin dall'inizio. Più che un appuntamento, diciamo, in cui insomma si possa o si avesse potuto dare spazio al divertimento della piazza, non so, anche noi diciamo la piazza, ma diciamo credo in maniera un po' diversa, e noi abbiamo voluto, come dire, affacciarci sulla finestra per allargare la finestra, l'orizzonte, per esaminare sentieri peraltro già battuti, sapendo che il miglior contributo che si possa dare per questo sforzo che ci accomuna tutti, chiunque qui è in questa sala, che può cercare di far andare un po' diversamente le cose in questo nostro sfortunato paese, insomma. Tutto questo può accadere solo all'insegna di un approfondimento che è innanzitutto di natura politico, culturale, in un connubio assolutamente da ritrovare tra la politica e la cultura. L'Ettore, l'altra cifra che ha caratterizzato dal primo anno di sua fondazione questa iniziativa è avere un filo unico, avere un tema, un filo unico conduttore, un racconto all'interno, una narrazione, direbbe il nostro caro amico presidente Vendola, insomma, all'interno del quale tutto si muove ma in piena e perfetta sintonia. Il tema di quest'anno lo ha già messo in evidenza la professoressa Godelli, e è quello delle disuguaglianze. Credo che questo sia un tema di straordinaria
drammatica, non ci sia tema di più drammatica attualità. Guardate, sono convinto di questo. La crisi che stiamo vivendo non ha creato le disuguaglianze, le ha semplicemente aggravate, rese ormai insopportabili. Ma le disuguaglianze preesistevano e le responsabilità della politica è di non aver colmato storicamente le disuguaglianze che già esistevano. Ecco, noi faremo questo sforzo di approfondire questo tema, lo ha già fatto molto bene, lo ha anticipato molto bene l'assessore Cotelli. Il festival di quest'anno ancora una volta, per la terza volta consecutiva, ha ricevuto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. E noi siamo molto grati al Presidente Napolitano e alla sua struttura, naturalmente, che evidentemente apprezza questo nostro lavoro. A chi ci rivolgiamo? A che punto è? L'Hector a chi si rivolge? L'Hector si rivolge innanzitutto alla gente, perché la gente deve sapere, deve partecipare all'analisi della situazione politica, economica, sociale di questo nostro paese, più che accontentarsi della propaganda che qua e là ci viene dispensata dai mezzi di comunicazione. Ci rivolgiamo ai giovani per tentare di offrire loro una speranza di più. Ci rivolgiamo a lui, che non può rimanere estranea, sociale come loro, ma io stamattina anche ho ascoltato delle interpretazioni di fatto le due gradate che si è verificato nel nostro paese nelle ultime ore, o meglio nelle ultime settimane, perché è venuto di drammatica evidenza nelle ultime ore, e c'è qualcuno che racconta che ora bisogna ristrutturare la burocrazia. Non è questo il problema, non è quello il problema. Se due cittadini stranieri con una minorenne sono stati espulsi da questo nostro paese e nella maniera drammatica, disastrosa che abbiamo letto dai giornali, è perché è venuta meno la cultura dei diritti ed è venuta meno innanzitutto alla politica, e quindi la politica non riesce a trasferirla alle strutture della burocrazia. Questo è il tema principale. Ecco perché noi l'elemento essenziale che noi vogliamo porre in evidenza attraverso queste iniziative che svolgiamo faticosamente ma con grande passione, è cercare di supplire a quello che è venuto meno in questo. Le agenzie che un tempo si occupavano di coinvolgere la gente nella formazione della politica, diciamolo chiaramente, la funzione che un tempo era svolta dai partiti politici, con tutti i loro limiti, con tutti i loro difetti, con tutte le loro insufficienze, con tutte le loro negatività, ma questa era una funzione svolta comunque dalla politica, oggi è venuta meno completamente, quindi le istituzioni che si occupano di cultura debbono non solo fare ricerca, che in qualche modo è anche quella che compete una fondazione come la nostra, che si deve occupare di ricerca storica, ma deve occuparsi anche di svolgere queste attività. Poi ci rivolgiamo alla politica, diciamo che a questi giochetti della politica ormai non se ne può più. La politica deve assolvere la sua prima funzione, che è quella di governare questo paese. A chiunque tocchi, ma governare questo paese. Non si può continuare ogni giorno assistere a questi giochi della politica, Tizio contro Caio contro Meglio, se proprio contro quell'altro, perché tutto deve ruotare intorno a che cosa? Alla costruzione dei destini individuali, più che la gestione
provvedere a realizzare quello che è la funzione della politica, cioè l'interesse generale e il bene comune. Insomma, noi dobbiamo prendere coscienza collettiva di tutta questa realtà e cercare di dare le risposte giuste, le risposte democraticamente corrette, quelle che sono compatibili con il funzionamento delle istituzioni di questo nostro paese. Sono convinto di averla fatta lunga, però questo è l'anima, questo è il senso della fondazione che io ho l'onore di rappresentare in questo momento, e questo è quello che riusciamo a fare naturalmente, perché questa è una piccola squadra che collabora collettivamente, collegialmente alla realizzazione di questi obiettivi. Io nel festival, i contenuti del festival nei dettagli me li illustrerà il suo direttore, c'è Filippo Giannuzzi. A me preme segnalare la partecipazione di alcune personalità, ma solo alcune, è impossibile citarle e elencarle tutte. Ne cito un paio che sono i quali siamo particolarmente legati da amicizia: il professore Luciano Canfora, che terrà una sua lezione magistrale sul tema della egalité, come lui ci ha tenuto a non con la sua grande raffinatezza culturale a dirmi egalité è il titolo della mia lezione magistrale. Lui, per carità, si scrisce da dire lezione, ma insomma sappiamo tutti che insomma. Cui farà riscontro, peraltro non per una certa casualità, la presentazione di un libro di una persona che anche Silvia conosce, che porta il titolo questa volta Fraternità e non Fraternité, di un libro scritto da Maria Rosaria Maniere, che sarà presentata da insieme a Peppino Tucci. Insomma, ci sono tante personalità. Franco Gallo, presidente della Corte Costituzionale, al quale mi lega una personale antichissima amicizia e anche militanza politica, ha accettato di venire a parlare del tema della disuguaglianza tributaria, che è un titolo del suo ultimo lavoro presentato alla Presidenza della Repubblica. Insomma, poi arriveranno tante altre personalità, Silvio Supra, che è qui, che ringrazio naturalmente, duetterà con il professore Guaraniella, Franco Casano, Paolo Spini, Carlo Colomeo, Pieste, Patrullo, la stessa Coleri, sarà partecipe di un duetto su uno degli argomenti del festival. Insomma, poi c'è anche la politica, non mancherà la politica. La politica è più lenta nel dare le sue assicurazioni, naturalmente, anche per le ovvie ragioni, anche per la precarietà con la quale ciascuno di essi vive la sua condizione. Ci ha assicurato la partecipazione a una bella intervista con la giornalista di Repubblica, Nichi Vendola. Naturalmente, ma al 92% sarà presente Gaetano Quagliariello, ci racconterà il tema delle riforme, insomma, che è un problema che voi conoscete. Stefano Fassina, siamo in attesa di un suo riscontro. Forse potrebbe arrivare un'interessantissima sorpresa, ma sulla quale naturalmente non vorrei anticipare. Ecco, eravamo noi e la fondazione, i presidi del libro. Noi siamo ancora qui, ma siamo molto cresciuti, siamo molto cresciuti. E se siamo cresciuti, questo lo dobbiamo a molti amici, innanzitutto alle istituzioni, lo dobbiamo alla regione Puglia innanzitutto. Io desidero segnalare il gesto di grande sensibilità che la regione ha avuto 9 anni fa di accogliere la nostra proposta di assumere la qualità di socio ordinario pubblico della fondazione, che è un impegno che riesce a mantenere, sia pure in mezzo alle grandi difficoltà, ma insomma senza tentennamenti, e devo dirlo sotto qualsiasi formula di destra o di sinistra, insomma la regione ci è stata sempre
sempre accanto, il comune di Conversano, naturalmente Conversano è socio fondatore, anzi lo ringraziamo per averci ospitato in questa magnifica sede, come il comune di Conversano, con cui il rapporto molte volte è dialettico con grandi difficoltà, però insomma come accade sempre fra amici stretti, fra parenti stretti, insomma, no? Ringraziamo la provincia di Bari, tutti ci hanno sostenuto e ci hanno sostenuto, io credo, perché ho minuto, ma penso che sia così. Ci hanno sostenuto perché loro anzitutto hanno apprezzato la passione con la quale la Fondazione di Bari svolge il suo lavoro. E poi perché credo abbiano tutti apprezzato, nessuno può non aver apprezzato la sobrietà, la limpidezza, la trasparenza con la quale la Fondazione gestisce ogni euro che le viene dato per la realizzazione di programmi e di iniziative culturali, anche perché la Fondazione è la stragrande maggioranza delle persone che vi partecipano e vi collaborano, si muovono e insegnano naturalmente del volontariato, no? Il che naturalmente non può non essere una cifra particolarmente impegnativa per tutti. A queste istituzioni se ne sono aggiunti nel corso degli anni, se ne sono aggiunte molte. L'Università di Bari, con la quale abbiamo un rapporto di grande correntezza, svolgiamo iniziative in collaborazione da anni, quest'anno c'è una particolare collaborazione che ci ha intrigato molto ed è con il Dipartimento di Scienze Politiche, non si chiama così ma io non so chiamarlo diversamente, in particolare con la cattedra del professore Silvio Suppa, che ci ha suggerito, ci ha proposto e abbiamo accolto noi molto, molto volentieri l'idea che non potevamo non parlare dei 500 anni di Niccolò Machiavelli. Anzi, è lui che ci ha suggerito questo meraviglioso, questo molto intrigante titolo, e cioè Machiavelli 2, una pagina lunga 500 anni, che naturalmente ci ha molto interessato, noi l'abbiamo rubata e l'abbiamo naturalmente adottata. E questo ci ha dato anche l'occasione di stabilire un rapporto organico con il Comitato Nazionale per le Celebrazioni di Machiavelli, che si è insediato a Firenze, che è presieduto da Valdo Spini, il nostro amico che è già venuto qui e che tornerà anche in questa circostanza. Siamo molto lieti della collaborazione che da quest'anno possiamo annunciare con la CGIL, in particolare con la Camera del Lavoro Metropolitana di Bari. Non aggiungo altro, se non che con loro abbiamo da fare molta, davvero, molta strada insieme, e insieme potremo farla. Abbiamo avviato un rapporto con una rivista storica, Lettera Internazionale, una rivista che si pubblica in molte nazioni d'Europa, in Italia, rivista che da ultimo è stata diretta da Federico Cohen, è stata ripresa da una nostra carissima amica, da Bianca Maria Bruno, e che collaborerà con noi, che ci ha consentito di ampliare anche le nostre relazioni intellettuali con il resto dell'Europa. Quello che noi facciamo non sarebbe efficace se noi non avessimo un rapporto particolarmente stretto con le scuole della città, il codice scientifico in particolare, con i grandi presidi, i docenti che sono qui, con il liceo pedagogico. Speriamo di intensificare ancora di più i rapporti appena avviati con il liceo classico, con cui tuttavia abbiamo progettato un'iniziativa insieme. Insomma, i giovani, ripeto, rappresentano la nostra attenzione
prioritaria, perché parlarci fra noi, più o meno, più, assai meno, anziani, servirebbe molto a poco. Siamo consapevoli che il futuro è lì. Io desidero ringraziare la Camera di Commercio di Bari, la Banca di Credito Cooperativo di Conversano, la società Alenia Aermacchi che ci hanno aiutato con un loro contributo. Non consentiremo che le nostre piazze, lo dico così soltanto per gioco, che le nostre piazze cambino denominazione. La nostra piazzetta Sturzo continuerà a chiamarsi piazzetta Sturzo, non diversamente, anche se noi ovviamente ringraziamo e molto queste istituzioni che ci hanno dato una mano. Quest'anno avremo la libreria del Festival che sarà rinnovata e per questo ringraziamo Serena Menino che se ne occuperà. Come direbbero, last but not least, insomma, no, una botta di... Ecco, io desidero rivolgere a parte questo un ringraziamento particolare al Vescovo di Conversano. Guardate, vorrei che segnalaste, annotaste il valore molto simbolico che per la Fondazione di Magno, con le sue radici, con la sua identità, alla quale non abbiamo mai abdicato né mai abdicheremo, il valore simbolico, ripeto, che ha questo rapporto nostro con il Vescovo di Conversano. C'è stato chi ha tentato di rinnovare fratture, ma non ci è riuscito, perché noi siamo consapevoli del valore della storia nostra, del valore della storia della Chiesa di Conversano, che nulla potrà intervenire per interromperlo. Desidero ringraziare chi ci consente di svolgere tutto questo, ovviamente il direttore del Festival Giannuzzi, è colui che da quest'anno assume la funzione di responsabile dell'organizzazione, che è la Candela, che l'anno scorso faceva un'altra cosa e che da quest'anno fa il capo dell'organizzazione, e noi siamo convinti che entrambi svolgeranno molto bene il loro lavoro insieme alla struttura della fondazione, che è molto piccola ma che è molto generosa e che si è fatta contagiare da quella insana passione che è il connubio tra politica e cultura. Ecco, infine io devo dire un grazie molto, molto sentito alla stampa che ci segue da anni con grande attenzione, anche qualche volta con generosità, e ci segue, devo dire, con puntualità. Noi ai giornalisti vi chiediamo, cari amici giornalisti, di raccontare quello che accadrà in quei 4 giorni. Non vi chiediamo amplificazioni fuori vostro, vi chiediamo di raccontare quello che a voi parrà essere andato bene, vi preghiamo anche di raccontare quello che potrebbe essere migliorato. Perché? Perché la Fondazione si muove all'insegna di un dogma, che è quello della verità, anche perché noi seguiamo l'insegnamento San Emiliano, che raccontava che solo dire la verità è rivoluzionario. E con questo vi ringrazio. Grazie a tutti, io vi porto innanzitutto il saluto del sindaco, per un imprevisto non è potuto intervenire in questa presentazione, in questa conferenza stampa. Lo possiamo dire, è impegnato a Bari un processo di violenza carnale, e quindi naturalmente questo è insomma. Sì, per motivi di lavoro. No, è impegnato come difensore. Difensore della vittima. Assolutamente. No, è difensore. Ieri sera gliel'ho chiesto, ho detto tu sì. Sempre, beh, no, difendo l'imputato, vabbè, è un dovere. Ognuno ha diritto. È il dovere, insomma, io poi conosco il dovere dell'avvocato.
per averlo fatto prima di che in un certo modo poi anche in tema con la disuguaglianza. Oggi parlare di disuguaglianza si associa sempre anche al problema giustizia, al problema come viene amministrata la giustizia. Ma prima di scendere nel tema, un ringraziamento oltre che alla Fondazione Divani in primis, all'assessore Godelli. È sempre la benvenuta qui a conversare, professoressa, anche perché non può non essere così, una città che sta cercando con forza di puntare sulla cultura. Veniamo fuori dalla campagna elettorale e se c'era un tema su cui, seppur con i dovuti distinguo, si era più o meno tutti d'accordo, era quello di vedere la cultura nella nostra città come un volano a cui dare sempre maggiore energia. Condivido le preoccupazioni però, perché la regione nella sua veste più macroscopica, l'amministrazione comunale nella veste un po' più piccolina, ahimè però tutte le pubbliche amministrazioni stanno affrontando e attraversando un periodo di contingenze varie, vuoi per le patti di stabilità, vuoi per le riduzioni dei trasferimenti erariali, diventa complicato andare a supportare iniziative, a dare risposte pronte ed immediate alle esigenze non solo delle associazioni, non solo della cultura, ma ahimè anche dei singoli cittadini. Nonostante tutto questo però l'amministrazione comunale ci tiene in particolar modo a queste iniziative. Al di là della dialettica, al di là delle differenze, questa è una di quelle iniziative, siamo alla nona edizione, che resta cruciale, resta un punto di svolta all'interno di quella che è la cultura conversanese e gli eventi culturali che vengono organizzati. Non verrà mai meno il supporto da parte di questa amministrazione, ma io penso di poter dire da parte di tutte le amministrazioni che si avvicineranno a Conversano, se non fosse altro per il livello che Lector in Fabula ha raggiunto. Già 9 anni fa, quando Lector in Fabula nasceva, era già di alto livello, ma non deve impressionare se col passare degli anni ha continuato a crescere, perché l'avvocato Mastroli e la Fondazione Di Maggio ci hanno abituati ormai a saper crescere anche quando è impensabile di poter fare dei passi in avanti. La Fondazione Mastroli ha portato a Conversano il Presidente della Repubblica in un momento anche abbastanza particolare, e tutti ricorderanno quando durante quell'incontro, durante quella manifestazione, il Presidente ha preso la parola e ha lanciato un messaggio che poi è stato ripreso in giornata e anche nelle settimane successive da tutti i giornali e dei giornali nazionali. Questo è il prestigio che la Fondazione Di Vagno ha dato e continua a dare alla città di Conversano, ed è per questo che un'amministrazione deve essere sempre al fianco, e se ci sono ristrettezze si cercherà di supportare in altro modo, anche a volte con la presenza personale, a volte veniamo anche ad aggiustare i microfoni personalmente se serve, ma comunque ci saremo e continueremo ad esserci. Il tema scelto è stato detto di attualità, ma direi ancora di più, è un tema che oggi incontriamo praticamente sin da quando ci alziamo dal letto e mettiamo a terra i piedi. Siamo bombardati dai telegiornali su approfondimenti intorno all'uguaglianza, intorno alla disparità di trattamento, intorno a una cultura che sul tema dell'uguaglianza ha bisogno di riflettere, ha bisogno anche forse di evolversi, magari tornando anche al passato, perché il problema dell'uguaglianza è un problema che è stato sempre affrontato. L'articolo 3 della nostra Costituzione, dei principi fondamentali, non poteva non analizzare, non soffermarsi con una profonda riflessione su questo. E l'articolo 3 è stato quello che più volte è stato commentato, più volte è stato interpretato. Nonostante questo è lì e resta un faro all'interno del nostro vivere civile. Oggi affrontiamo un momento storico dove la crisi delle istituzioni, la crisi della politica, ci sta portando a riflettere ulteriormente, ed è bello che in questo momento, su questo tema caldo, viene affrontato e viene svolto un festival che ho visto cresciuto notevolmente. Ci sono oltre 50 eventi che verranno svolti in un periodo di tempo di 4 giorni, con delle personalità veramente importanti, a cui tra l'altro tu oggi hai saputo anche aggiungere suspense, perché già è bello leggerlo così con i nomi che abbiamo letto.
tu ci parli anche di una sorpresa su cui hai voluto mantenere le riserve. In questa tua grande capacità hai anche creato la suspense e la voglia di aspettare con trepidazione questo evento. Che dire, noi parteciperemo attivamente a questa iniziativa, non solo come spettatori, ma ritenendoci anche partecipi, perché il tema ha toccato non può che vederci anche coinvolti direttamente nella discussione. Siamo convinti che non solo come amministrazione, non solo come sindaco, come vice sindaco, ma anche i nostri assessori prenderanno parte in modo attento a questa analisi, affinché possa essere un momento di riflessione non solo per gli astanti, ma anche per le scuole che tu hai voluto coinvolgere da sempre, e questo è bello, ma anche per chi poi direttamente si trova ad amministrare situazioni che spesso e volentieri partono o dai presupposti di diseguaglianza o arrivano a tracciare una situazione nettamente differente in quelle che sono le risposte che dovrebbero dare. Quindi in bocca al lupo per questo evento, e ringrazio ancora l'assessore Godelli per non aver fatto mancare il supporto a queste iniziative e anche alle altre iniziative che noi continueremo a comunque a sottoporre all'attenzione dell'assessorato, pur capendo le ristrettezze e le contingenze. Grazie. Ma vi spiegherò soltanto qual è il punto di vista dell'Associazione Presidi del Libro circa questo festival che seguiamo ormai da moltissimo tempo, sia come parte, come dire, come partner istituzionale, sia come consulenza e come parte attiva, e sia anche come sostanzialmente insomma, come soci, no? Di minoranza, chiamiamola così, ma insomma con il nostro ruolo. Considerato che voi tutti sapete, mi rivolgo ai giornalisti, che noi abbiamo budget che sono quelli che sono e abbiamo 60 presidi sul territorio, ognuno dei quali reclama attenzione, cura, progettualità e a cui bisogna dare sostegno. Con un piccolo inciso che ci stiamo dedicando particolarmente ai presidi più piccoli e a quelli che fanno un'attività sul territorio laddove nulla c'è, e quindi in qualche modo curando le cosiddette periferie, il che non è un aspetto, diciamo, da meno nella considerazione generale. E tuttavia, nonostante questo, abbiamo con il marchio dei presidi del libro dei grossi festival, e voi li conoscete meglio di noi, e soprattutto siamo, ripeto, parte sempre molto attiva e consapevole di questo Lector in Fabula, che è nato subito dopo la nostra nascita. Noi abbiamo fatto 10 anni, il festival li farà l'anno prossimo, ci siamo quasi coetanei. Detto questo, grazie, prego. Detto questo, vorrei
partire da una... intanto sarò breve perché insomma è un foglietto ma non lo leggo nemmeno. Vorrei partire da una metafora, diciamo così, quando nel 2010 l'editore Giuseppe La Terza decise che lasciava la presidenza dei presidi, e non vi dico, e lo potete immaginare, il nostro sgomento, il nostro sconcerto, perché la figura di Giuseppe La Terza è stata, come dire, fortissima e ci ha indicato la strada e ci ha dato una serie di strade da percorrere. Lui disse, la creatura è cresciuta, Gilda se lo ricorderà molto bene perché l'abbiamo commentato molto questa sua metafora, è come un bambino a cui a un certo punto bisogna lasciare la mano perché vada per la sua strada. Noi non eravamo tanto convinti di questo fatto. In realtà fu una scommessa perché La Terza lasciò la strada dei presidi nelle mani della coordinatrice e dei volontari che ne fanno parte. Anche noi abbiamo una lunga storia di volontariato come la Fondazione di Vanno e anche in questo ci assomigliamo. E, ecco, riprendo questa metafora per parlare di questo festival che abbiamo visto nascere, come citava il presidente Mastro Leo, e che in effetti all'inizio era una piccola creatura a cui noi abbiamo dato quel sostegno, comunque quella presenza che ci veniva sollecitata e richiesta, e poi l'abbiamo visto sempre più crescere e andare avanti, tanto che anche la nostra, come dire, parte di consulenza dal punto di vista tematico, dal punto di vista della scelta degli ospiti eccetera, e si è potuta piano piano diradare nel tempo grazie alla attività, io direi iper attività, di Filippo Giannuzzi, che nei tempi andati veniva a gennaio, mentre noi facevamo il mese della memoria, a chiedere notizie e a esporci idee. Negli ultimi tempi è andato per la sua strada tranquillamente, nel senso che ci ha soltanto sottoposto delle idee già in qualche modo come dire, consolidate, con una serie di scambio, di dialogo, a cui abbiamo dato, abbiamo apportato il nostro parere, ma senza alterare quella che era la linea decisionale della fondazione e della struttura del festival. Questo per dire sostanzialmente che riconosciamo alla fondazione e a Giannuzzi e a chi si è occupato della impostazione del programma del festival una originalità e una, come dire, freschezza anche di idee e di proposte a cui noi abbiamo veramente contribuito ben poco, e lo diciamo piacere di riconoscere nell'altro la maturità delle scelte. Al di là di questo, la cosa che ci interessa molto di questo festival e per cui riteniamo che valga la pena tenerlo e tenerlo ben forte nella struttura e nelle attività dei presidi del libro, è la capacità di fare rete che Conversano ha avuto e che non tutti, devo dire, anche altri che pure si impegnano molto nei festival, riescono a tenere. Di questa capacità di fare rete, che è la nostra natura di presidi, che è la nostra come dire, ragione ontologica, perché laddove c'è un presidio c'è un comune, c'è una scuola, c'è una biblioteca, c'è un'associazione di volontariato e così via, ecco, di questa capacità di fare rete ci piace soprattutto, e su questo siamo molto d'accordo con quello che è stato fatto, il rapporto con le scuole, che è chiaramente fecondo perché, come diceva il presidente Mastro Leo, quindi non faccio altro che citarlo, sono i giovani che quelli che ci interessano per il futuro, il rapporto con l'università, che non sempre è facile da avere e non sempre tutti riescono in qualche modo a tenere, e qui c'è il professor Suppa che rappresenta un pezzo molto forte dell'università, e soprattutto il legame con il territorio rappresentato dall'interesse del comune. Quando noi abbiamo fatto i 10 anni dei presidi abbiamo chiamato moltissimi sindaci a testimoniare attraverso l'opera dei presidi stessi quello che il comune in sinergia con loro riusciva a fare,
e con Varsano è un esempio di questa sinergia, perché abbiamo sempre visto nelle conferenze stampa, nelle riunioni, nella riunione inaugurale del festival, il sindaco presente con noi, abbiamo sempre visto un interesse da parte del comune. Ci auguriamo che questo valga come esempio da Conversano ad altri festival. Quindi la rete è molto importante e sulla rete noi siamo assolutamente in linea con la nostra filosofia dei presidi. Un'ultima cosa e ho finito. C'è quest'anno una voce che ci interessa particolarmente come associazione presidi del libro, ed è una voce che poi che apre una finestra su un prossimo evento che l'associazione sta per promuovere insieme all'associazione Forum. Questo evento è il Forum del Libro Passaparola. Sarà più che un'anticipazione, in realtà uno scambio di vedute, uno scambio di opinioni, uno scambio di battute tra le istituzioni da un lato e gli elementi della filiera del libro dall'altro. Però è importante perché aprirà questa finestra su una prossima grossa iniziativa che si terrà a Bari il mese successivo, ripeto, promossa dall'Associazione Presidi del Libro, che è l'associazione che ha fatto nascere il Forum a Bari nel 2004, e l'associazione Forum del Libro che ne ha preso l'eredità negli anni successivi per celebrare, scusatemi il termine celebrazione un po' retorico, ma in questo caso va bene, per celebrare i 10 anni anche di questo evento che abbiamo portato in giro per l'Italia. I presidi hanno 11 anni e hanno già un figlio di 10 anni e un fratello come questo di Conversano che ce n'ha 9. Credo che siamo ancora in compagnia. Grazie. Veniamo al programma. Intanto per farvi spaventare vi devo dire che si sta lavorando già sul tema dell'anno prossimo, potete immaginare. Quando abbiamo scelto di affrontare il tema delle disuguaglianze e dei divari, non è stato a caso, ma è la logica conseguenza dell'aver affrontato tematiche più generali degli anni passati, partendo dal potere e dalla crisi delle democrazie. E quindi come derivazione normale si è arrivati a ragionare sulle disuguaglianze. E si è fatto un ragionamento sulle diverse disuguaglianze, cioè la possibilità di affrontare la tematica non soltanto in termini di disuguaglianza tra chi è ricco e chi è povero, in termini diciamo economici, ma poterlo fare anche attraverso le varie diseguaglianze, i vari divari esistenti, a cominciare dalle capacità di comprendere le competenze emozionali, no? Le life skill riguardanti il mondo dell'istruzione, le differenze di genere, non soltanto nella vita di tutti i giorni, ma anche per esempio nel mondo del lavoro. Abbiamo voluto incentrare, cercando di dare un messaggio di speranza naturalmente, perché sennò altrimenti non le faremo le cose, abbiamo voluto incentrare tutto il tema del festival su 3 parole chiave. Prima si è citato la parola volontariato, io mi piacerebbe poterla abolire e sostituirla con il capitale sociale, perché il capitale sociale è la vera scommessa degli anni a venire. È sul capitale sociale, sulla capacità, sulle competenze, sulla voglia di fare dei tantissimi giovani che si sono avvicinati negli anni passati a Lettori in Fabula, prima come volontari. C'è stato un anno che paradossalmente, in maniera straordinaria, avevamo più volontari che pubblico, ma volontari avevamo un centinaio di volontari, e naturalmente è una battuta. E molti di questi ragazzi oggi ricoprono ruoli e incarichi di responsabilità all'interno dell'organizzazione. E un'altra questione che sarà bello poi anche magari discutere.
discutere e dibattere nel corso del festival o successivamente, è il fatto che un festival come Vector in Fabula, come ce ne sono anche altri esempi, sia diventato anche un modello economico. Cioè non è soltanto una passerella, un appuntamento dedicato all'informazione, alla cultura, dove si può incontrare, parlare, ragionare, ma è anche un modello che produce economia sul territorio, dato che l'abbiamo dimostrato grazie al questionario svolto l'anno scorso, più del 90% del budget rimane sul territorio diciamo, di Conversano. E a questo poi si aggiunge la capacità di spesa del pubblico. Quindi è un modello culturale, ma è anche un modello di sviluppo economico. Quindi su questo concentrare le nostre attenzioni. E poi ci sono le altre due parole chiave, cultura e istruzione, da qui il rapporto stretto con le agenzie culturali sul territorio, il mondo dell'istruzione, le scuole e le università, e diciamo tutti gli altri enti o testate che si occupano di diffusione della cultura. E terza parola, lavoro. E qui entra in gioco il rapporto piacevolissimo, bellissimo che si è instaurato con la CGIL di Bari. Lector in Fabula è il festival delle parole, e su queste parole noi cerchiamo di giocarci e anche di sviluppare un percorso. Dicevo prima Carlo Bungo, il vice sindaco, citava un po' di numeri. In 4 giorni di festival noi abbiamo organizzato, al momento sono una cinquantina di incontri, saranno più di 70 ore di intrattenimento, 25 minuti di presentazione, una settantina, ma saranno anche di più, tra gli ospiti nazionali e internazionali, una mostra fotografica, appuntamenti musicali, laboratori e via dicendo, in parecchi incontri. Merito e raccomandazione con Marco Panara, che è un decano del giornalismo italiano, e Ferdinando Giuliano, che è un giovanissimo ricercatore a Oxford, che è stato per merito assunto dal Financial Times. E con loro discuterà un grande amico del festival, che è Joseph, corrispondente di Liberazione. Fame e abbondanza, con Marica Di Pierri e Ivan Sagnier. Generi e generazioni, con Alessandro Rosina e Silvia Godelli. Dentro e fuori, ecco, cominciamo ad affrontare il tema lavoro. Massimo Cirri, conduttore, cioè conduttore di Caterpillar su Radio 2, e Paola Fontana. Paola Fontana è meno conosciuta, è però protagonista di una vicenda, della vicenda Eutelia, penso che tutti quanti voi ricorderete, di questa triste vicenda del mondo del lavoro. Insieme a Massimo Cirri, una decina di ex dipendenti dell'Eutelia hanno scritto un libro che è molto interessante e fa molto riflettere. Analogico e digitale, ecco, qui entriamo invece su altri temi. Gli ho chiesto a Guglielmo Scilla, un celebre conduttore radiofonico, di misurarsi con un suo quasi coetaneo, Paolo Di Paolo, e sono due modi, sono due trentenni, diciamo, e sono due modi completamente diversi di interpretare e di comunicare. E poi riforme e rivoluzioni. L'ospite d'onore di Lector in Fabula è una grandissima intellettuale del Marocco, Rita El Kayat, che è stata candidata al premio Nobel per la pace nel 2009 e verrà intervistata appunto sul tema dei diritti delle donne, dell'Islam e di queste rivoluzioni, di queste primavere arabe abbastanza incerte. Ancora. Con le scuole, prima si è parlato del rapporto con il liceo scientifico e l'istituto, il liceo statale, l'ex magistrale di Conversano, abbiamo previsto un fitto calendario di incontri che si snoderà dalla mattina, per tutta la mattina, e ci saranno quasi 1000 ragazzi in giro per Conversano,
ci saranno 6-7 appuntamenti in contemporanea. Questo naturalmente creerà un po' di difficoltà nella scelta, però è bello anche dei festival, quello di potersi fare un bel programma e scegliere soprattutto. E si parlerà di occupazione con Gianfranco Viesti di Compatruno, di responsabilità con Giorgio Est e Salvatore Biasco, di fraternità con la Maria Rosaria Manieri e Giuseppe Tucci, di potere e informazione con Mario Lentano e di beni comuni con Maria Rosaria Marella, Manica Di Pierri e Arturo Nicoletto. Il tema dei divari non poteva non essere affrontato con un'ottica particolare, quello della città. Ormai nelle città vive la maggior parte della popolazione mondiale ed è nelle città che esplodono i vari conflitti, i vari divari. E allora abbiamo pensato di affrontare questo tema delle città individuando dei luoghi simbolo che potessero appunto rappresentare questo distacco. E abbiamo pensato alle fabbriche, al luogo simbolico del lavoro, e a due città, Taranto e Torino, due città simbolo, ahimè, del declino industriale italiano, e che interpellano però anche questioni che non riguardano soltanto il lavoro, ma anche la salute, riguardano l'ambiente. E di Taranto e di Torino ne parleranno Alessandro Le Grande e Giorgio Eraldo. Altro luogo altamente simbolico, ritorna, è quello delle scuole, con Giancarlo Positivi, che insegna in un liceo e ha una rubrica su Repubblica Bari, e una esperienza singolarissima e molto bella, che è quella dei maestri di strada con Cesare Moreno. Cesare Moreno insegna e cerca di combattere l'abbandono scolastico nei quartieri più degradati di Napoli, a Secondigliano, a Scarpia. E poi il tema delle periferie, con un grande urbanista, uno dei più grandi urbanisti italiani, che è Vezio De Lucia, che si confronterà con uno dei giornalisti più interessati e più impegnati sui temi dell'urbanistica e dell'ambiente, che è Francesco Erbani. Il presidente Mastroleo ha già accennato della sezione Risico, che sarà questo percorso dedicato all'approfondimento dei temi politici, o della politica meglio, che lo facciamo quest'anno con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Politiche, del professor Suppa, e del Comitato per la Celebrazione del Principe, e sarà appunto un percorso in tre tappe dove si cercherà di ragionare sul ruolo della politica, il novello principe, partendo appunto dal Machiavelli per arrivare fino a questi giorni. E questo percorso dedicato ai diritti, curato con la collaborazione della CGIL. Anche qui ci saranno varie iniziative all'Atere, una sarà quella della presenza del camper di Atipico Tour, dedicato alla informazione sui lavori atipici, sui lavori flessibili e sui lavori precari. E abbiamo previsto tre incontri dedicati alle discriminazioni perché diverse, e quindi dedicato ai portatori di handicap o di diverse abilità, che si voglia, con un cortometraggio che si intitola Teresa Dondolava, prodotto con il supporto della CGL e con la partecipazione dello stesso Pino Gesmundo e di Lina Naida, che è la responsabile dell'ufficio H. Perché donne? E quindi il tema della violenza sulle donne, dei femminicidi, con la partecipazione di Beatrice Morroni e di Persico, autori una volta di libri sul tema, e di Anna Lepore,
E infine, perché stranieri? Qui avremo la testimonianza di Ivan Sagnier, che è questo ragazzo camerunese che si è trovato, malgrado ad affrontare i temi del lavoro nero, del caporalato, e ha guidato questa rivolta dei braccianti nelle campagne di Nardò. E poi c'è il rapporto, il programma di lettera, costruito con Lettera Internazionale. Questa visione aperta al mondo, non soltanto all'Europa, verrà approfondita in 6 appuntamenti. Il primo è un ragionamento sulla cartografia, tra cartografia classica e il geomapping, e quindi sul tema della democrazia del cittadino, con un punto interrogativo. La tecnologia ci consente di poter modificare le mappe, ci consente di poter raggiungere riferimenti, ci consente di poter navigare, ma ci sono tanti interrogativi. Ne discuteremo con Franco Salvatori, che è stato presidente della Società Geografica Italiana, un filosofo sociologo molto famoso, che è Václav Perodaski, e Davide Bennato, che è docente di sociologia e digitale. Sul tema Nord-Sud Europa discuteranno Franco Cassano e Henrik Frederiksen, che è il direttore dell'associazione che raggruppa tutte le riviste culturali europee. E poi avremo anche appuntamenti sull'Europa a geografia variabile, a partire dall'entrata della Croazia, ma potremo ragionare anche sugli altri paesi, il bilico. Pensiamo all'Albania, pensiamo agli esigi dall'altra parte dell'Adriatico e pensiamo anche alla Turchia. E poi appuntamenti per le scuole, sempre sulle questioni europee, sulle questioni delle lingue, sulle questioni delle culture e delle identità. Le due lezioni abbiamo già parlato, ci sarà questa mostra fotografica molto bella, dedicata al mondo delle famiglie arcobaleno e quindi al tema dei diritti delle coppie omosessuali di poter avere figli. Su questo ci dovrebbe essere l'intervento del presidente Vendola. L'appuntamento citato da Marina, aspettando il forum del libro, con il presidente dell'associazione Forum da Valle Solini, nella stessa Marina, e di Flavia Piccoli Nardelli, che fa parte della commissione segretaria della commissione cultura della Camera. Degli appuntamenti con la politica, ne ha già parlato il presidente Mastroleo, appuntamenti che ci sarà anche qualche più di una sorpresa, ce l'auguriamo, e chiuderemo il festival con una parola fuori luogo, un festival di cultura, di approfondimento culturale, non poteva che chiudersi con la parola ignoranti, è un modo di chiudere in maniera scoppiettante. Grazie a Roberto Ippolito e a Dario Percassola. In mezzo ci saranno appuntamenti per bambini con grandissimi autori come Antonio Ferrara, Giacomo Tessaro, Rosa Mattiglia, Francesco Profido per i ragazzi un po' più grandi, interventi musicali e speriamo di divertirci e soprattutto anche di appassionarci. Stampa, Maria Grazia Rocco, che la ringrazio, mi dice che devi dire quando si apre e quando si chiude. Allora, è molto difficile, molto complicato dire quando si apre, perché in realtà se chi avrà la cartella ne vedrà il programma del festival, ci sono 3 appuntamenti contemporanei che aprono il festival. Ora farei una, iniziano alle 10, il 12 settembre, sì. Ora fare una inaugurazione alle 9 di mattina, insomma, ci è sembrato un po' esagerato. Diciamo, ci saranno tante
inaugurazioni e l'idea è che queste micro inaugurazioni le possano come dire, condurre a aprire un po' tutti i protagonisti che io ho citato. E, prima di chiedere al professor Suppa e a Pino Gesmundo se hanno voglia di fare un breve intervento, do alcune informazioni. Intanto il programma sarà visitabile online entro fine luglio, ma in grosso modo insomma, siamo quasi alla definizione degli ultimi particolari, ma a fine luglio sarà completo, sarà visitabile online. Tutto il resto delle informazioni per adesso Maria Grazia, perché adesso ha le idee più chiare. Ah, le date? Ma non c'è data? Ma mi sembra abbastanza chiaro, no? Come stanno? 12-15 settembre, tra i più e i meno. Grazie. Carissimi amici, buongiorno e amiche, buongiorno. Io desidero ringraziare prima di tutto il Presidente. Si sente? Questo microfono. Presidente Mastroleo, per questo duplice invito, quello di partecipare al festival, diciamo questo termine, di settembre, e quello di partecipare a questo simpaticissimo, graziosissimo incontro di questa mattina, che nella forma del racconto o della descrizione, per essere più precisi, di ciascuno dei parlatori di questa mattina rivela già un contenuto che in realtà è nella formula stessa lector in favola, che è una formula scissa. Lector è la lettura, fabula è la favella, la parola, il racconto. Secondo due stati di coscienza emotivi completamente diversi, perché il lettore è nella solitudine, nella riflessione, nell'assoluta padronanza del sé e dell'oggetto da capire, il parlatore invece è inscritto in un ambiente molteplice e ha non solo il dovere, ma direi l'istinto di tradurre in fruizione collettiva il pensiero, il concetto, la parola che gli è venuta in mente. Questa struttura duale, vorrei dire, del titolo stesso del festival che celebra il suo nono anno e continuerà naturalmente, mi ha riportato immediatamente a pensare a quella denuncia del mondo politico che questa mattina veniva ripetutamente e giustamente e appassionatamente sottolineata. Il mondo politico si presenta a noi, anche attraverso le televisioni, come un soggetto che parla, un soggetto che non solo parla per raccontare, ma per affermare anche la tesi, cioè per raccontare com'è il fatto, e quindi per proporre una tesi che è anche un'affermazione di verità. Il pubblico, che siamo noi rispetto al mondo politico, non ha diritto di parola, al massimo può leggere o addirittura ascoltare quando si tratta del telegiornale, di un comizio, di una conferenza. C'è un'enorme scissione tra questi due momenti. Chi parla fornisce anche la tesi, chi ascolta non può fornire l'antitesi. Ecco, lector in fabula, nella sua contestualizzazione della parola, dell'ascolto, della molteplicità degli eventi che avvengono nello stesso tempo, dell'assenza di una formale inaugurazione, perché l'inaugurazione è un momento che noi intendiamo come l'inizio, invece qui l'inizio è un ingresso e gli ingressi sono molteplici, non è seriale, si comincia, dunque dopo verranno gli altri, no, si entra da tre, da quattro argomenti in uno spazio che dopo è da intendersi non come serie, ma
come pluralità, come una filiera, diciamo così, di occasioni, proposte, suggestioni diverse. Mi pare di poter cogliere da questo impianto, che è tutt'altro che casuale, esattamente il contrario della casualità, mi pare di poter leggere una sorta di istinto alla dialettica che riemerge, poter avere la libertà di uno spazio e di alcune conferenze, lezioni, dibattiti, avere la possibilità di ricostituire i termini, il gusto, la creazione di ciò che è bello perché è diverso, perché non finisce, perché è dialettico, perché dopo una lettura è raccontabile in molti modi e passando attraverso molti soggetti. Ecco la diversità che emerge, ecco la molteplicità che diventa, come posso dire, la grammatica, ma anche il moltiplicatore delle risorse, degli intendimenti, delle intelligenze. Non voglio rubare molto tempo, ma uno dei punti che colpisce di più nella scrittura di Machiavelli, non nella lunga scrittura dei discorsi, un formaggio enorme, nella scrittura agile di questo libretto del principe, è il ritorno di una parola che noi usiamo spessissimo, che nella formula dell'italiano di quel tempo suona così: i mali contenti, cioè quelli che sono contenti male, cioè i malcontenti, gli scontenti. C'è un continuo ritorno di questo, non voglio dire ossessivo, però importante problema del principe, il quale sia prima di governare, sia soprattutto mentre governa, deve preoccuparsi del suo contrario, non è contento. E se non lo fa, e se non controlla questa circolazione in forma linfatica, gli umori, fa pensare a un liquido che circola, è una scrittura fortemente aristotelica, gli umori girano come i nostri umori nel corpo e si conformano, danno forza a questi mali contenti. Se il principe comunque non si preoccupa di tutto ciò che è diverso dal suo intendimento, egli stesso, senza sapere, prepara il suo fine di me. E ciò che perde di vista la diversità e quindi la scontentezza rispetto all'esercizio del potere, prepara la fine del potere. In questo impianto dialettico io credo che il lettore in fabula ci stia fino in fondo, non solo nell'evento di quest'anno, ma nel suo intendimento originale. Nasce con un bisogno, con un'urgenza, ma lasciatelo dire, con il gusto della dialettica. Fare dialettica è bello, perché noi quando rappresentiamo la scuola ricorriamo sempre al disegno di Raffaello della scuola di Atene, perché è aperta, si entra da tutte le parti, perché non ha limiti, gli allievi scrivono anche sui gradini i loro papiri, perché ci sono due. C'è Platone e Aristotele, è dialettica la situazione, non c'è il Magister. Il Magister è fra questi due, siamo noi che dobbiamo individuarlo, perché il Magister è sempre immateriale e sta sempre in una discontinuità fra la Lectio e il Logos, la parola. Questo è letto in fabula, per come io lo intendo. Grazie. Tanto grazie per l'invito al Presidente Mastroleo e anche a Filippo Giannunzi, con il quale abbiamo già collaborato ad altre iniziative, non so cosa del primo maggio, con cui conversammo, anche iniziative con le quali abbiamo iniziato, diciamo, a relazionarci. Abbiamo colto, diciamo, l'opportunità per la nostra organizzazione, per la CGL, di far parte di questo progetto importante, che ovviamente il Presidente Mastroleo diceva: è nata una collaborazione con la CGL, punto, non aggiungo null'altro. E bene fa a metterla così, perché io penso che se uno di parole se ne sprecano tante, poi se ne potrebbero utilizzare meglio altre. Noi dobbiamo riempire, diciamo, di contenuti questa nostra collaborazione. Anche noi abbiamo una nostra fondazione, stiamo ragionando rispetto alla possibilità di mettere insieme in sinergia le nostre due fondazioni, quella di Vani, ma anche la fondazione Maria Leotti, che abbiamo costituito
Collegio Fresciger di Bari. Ecco, noi siamo in questo contesto, nel contesto di questo fest, in maniera convinta, accogliendola come una grande opportunità, una grande occasione per la nostra organizzazione e per coloro i quali vogliamo rappresentare. Il tema delle diseguaglianze è strettamente legato al tema dei diritti. Noi siamo qui, quindi, con le iniziative che ci riguarderanno, sono iniziative che pongono al centro la discussione sui diritti, sulla possibilità di provare a creare uguaglianze, intanto provando a garantire diritti uguali e soprattutto ce ne sono molti costituzionali che ormai non sono molto garantiti, e quindi diciamo partecipazione convinta che sta nel tema preciso della nostra quotidianità, delle cose che facciamo quotidianamente, anche andando leggermente fuori lo specifico, quello della difesa del lavoro, del posto di lavoro e dei lavoratori, ma provando anche a ragionare rispetto a come si difendono i diritti in tema un po' più generale. Presentiamo qui un cortometraggio grazie alla presenza e al contributo che la nostra organizzazione fondamentale sta dando ai diritti persi. Abbiamo messo su un cortometraggio che parla dei diritti dei diversamente abili, perché noi siamo convinti che la diversità rispetto anche agli handicap non può essere tollerata così come la tolleriamo oggi. Abbiamo messo in piedi iniziative che provano anche a creare un focus, accendere riflettori rispetto a queste diversità e come queste diversità possono essere superate, quindi anche con strumenti un po' più accattivanti, il cortometraggio, il libro, la possibilità di arrivare a raggiungere più persone possibili che attenzionino a questo tema, provando anche a recuperarlo, a superarlo. Abbiamo anche qui, sempre con la presenza di Persico ma con altri, ragionato e costruito, abbiamo fatto un'iniziativa importante, una proposta di legge che abbiamo presentato rispetto ai temi dello stalking, la diversità di genere, temi sui quali noi ci confrontiamo quotidianamente, che sono quotidiani ma anche sui posti di lavoro molto spesso si agudizzano e noi dobbiamo provare ad intervenire e superare la diversità tra migranti e indigeni, un ragionamento che attiene ancora a temi che dovrebbero essere diritti costituzionalmente riconosciuti, che dovrebbero essere garantiti, che purtroppo mettono ancora un'attenzione importante perché purtroppo ancora non sono garantiti. Ecco, io penso che non voglio farla lunga, per noi è un'opportunità, un'occasione importante, siamo all'interno di questo festa. Sono convinto, siamo convinti che questo è un punto di riferimento importante. Ettore Favaro ormai rappresenta per la cultura un momento importante per questo territorio, peraltro dove c'è bisogno invece di costruire, lavorare per costruire cultura, perché è chiaro che da troppo tempo paghiamo un assioma secondo il quale con la cultura non si mangia, poi senza cultura si crea dei disastri. Si crea un disastro ambientale, si crea un disastro sul mondo del lavoro, si crea delle differenze. C'è bisogno anche di chi, condivido anche un pezzo di ragionamento che ha fatto presente la storia di chi interpreta quel disagio. Perché noi possiamo, intercettarlo, possiamo ragionarci, possiamo parlare con la gente, ma abbiamo bisogno di chi risolve i problemi. Per risolvere i problemi c'è bisogno, certamente, della cultura, di chi apre le discussioni, di chi apre i focus, di chi interpreta i bisogni della gente, per poi chi li risolve deve essere la politica. E questa è la grande mancanza in questo momento, una politica degna di questo nome, una politica che possa interpretare i bisogni dei cittadini e della gente e provare a risolvere i nuovi deputati. Purtroppo quotidianamente leggiamo, viviamo la povertà della politica di questi tempi, ma non possiamo rassegnarci per due ragioni: uno, perché siamo convinti che è necessario, e dall'altra parte perché è proprio indispensabile un sistema politico che costruisca anche e aiuti anche le istituzioni a risolvere i problemi della gente. Quindi penso che questo è un'occasione importante per mettere insieme tutte queste necessità, perché di questo si tratta, e anche per dare valore a questo territorio che esprime grandi potenzialità. C'è un grande bisogno di discussione, io con la sindaco di Conversano rispetto a un tema fondamentale, quello della discarica, ad esempio. Mancano i luoghi di discussione, sono temi fondamentali. Quello di ieri, scusate se lo cito, è un tema che riguarda il lavoro, l'ambiente, le disuguaglianze, le prospettive, i giovani, e manca il luogo della discussione. Ecco, io penso che noi dobbiamo aiutare questi luoghi in questo tipo di discussione, dobbiamo fare in modo che i problemi vengano affrontati e diamo una mano anche a costruire luoghi, ma anche politica, istituzioni, aiutare un'istituzione a risolvere i problemi della gente, se no siamo tutti un po' più poveri anche rispetto a questo. Grazie.
Bene, grazie a tutti. Allora, l'appuntamento è il 12 settembre e nel frattempo, prima di settembre, convocheremo una conferenza stampa a Bari per presentare nei dettagli il programma. Grazie di nuovo a tutti e a presto.